perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro dei principati spirituali. Quindi si ha la coscienza che c'è qualcosa nelle tenebre. Quindi è solo con Cristo che noi possiamo stare dalla parte della luce. La Chiesa non deve, sottolineo, non deve diventare settaria, ma deve essere chiamata a fare quello che ci dice il Signore, essere sale. Il sale non è che si mette in un gruppetto, se ne rimane appartato e sta lontano dai cibi. E che cosa serve, scusa? Il sale va a dare sapore. Gesù ci dice di essere la luce del mondo, ma non che deve essere una luce autoreferenziale. Infatti Gesù dice non vi mettete, non sia, diciamo, la vostra luce, no? Messa sotto un mogio, come a dire nascosta o che rimanga solo tra di voi. A che cosa serve questo atteggiamento veramente settario? Ma la luce si deve illuminare. A volte le parole non bastano, non servono, a volte ci vogliono le nostre opere, la nostra presenza, una nostra carezza, un nostro sorriso, un nostro essere presenti, cose pratiche. Perché il cristianesimo è tanto spirituale quanto pratico. Invece, chiudersi a riccio in una specie di, potremmo dire, di club esclusivo, no? Dove ci sono soltanto, come dire, delle persone che si sono decisi tra di loro. E questo non deve essere qui. Cioè, la Chiesa non è mai stata chiamata a una roba del genere. Noi siamo, nel mondo, però ci siamo, ok? Pur non essendo del mondo, quindi non seguiamo, ci separiamo dall'ingiustizia, dal male, dalla tenebra, da Beliar, quando dice non vi mettete con infedeli a cosa? A partecipare al male, no? A essere nel loro male. No, noi vogliamo portare la luce nelle tenebre. Perché la luce quando arriva non c'è manco bisogno di combattere, la luce fa indietreggiare le tenebre. Quindi quando più l'amore di Dio si estende, la luce di Cristo si estende, ecco che il regno avanza. E Gesù cosa ha insegnato nel Padre nostro? Venga il tuo regno, letteralmente si estenda il tuo regno di gloria, di pace, di giustizia. Ma come si estende? Suonandola e cantandocela tra di noi? Niente affatto, sarebbe un'assurdità pensare una cosa del genere, no? Ma andando, è un comando di Gesù, andate. Poi Gesù è il maestro, è lui il nostro esempio. Cosa faceva? Quando vedevi i pubblicani, le prostitute, cosa faceva? Via, vade retro, siete dei perduti. Io vedo un Gesù che andava, li raggiungeva per portargli vita. Quindi nella loro situazione di morte lui portava vita. Il credente quindi non deve partecipare alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto riprovarle, come portando luce, portando la verità, la speranza, rimanendo veramente fiduciosi nella volontà benevola del Padre. Questo è l'Evangelo. Gesù ha pregato persino per coloro i quali lo stavano crocifiggendo, dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Dio ci aiuti.